Colleghe e colleghi, magistrati tutti, con grande emozione mi accingo a dare il mio modesto contributo a questo dibattito. L'emozione aumenta per le ricorrenze che abbiamo ricordato poc'anzi. E voglio approfittare di questo pulpito così importante per ringraziare le colleghe e colleghi che nelle elezioni recenti dello scorso ottobre hanno pensato, non so se hanno fatto bene o male, ma io devo ringraziarli col cuore, appassionatamente, per la rinnovata fiducia riposta in me nel non facile compito di guidare il quarto ordine d'Italia. Ringrazio anche l'avvocato Giorgino che è in aula per aver diligentemente assolto al compito, anch'esso non facile, di commissario straordinario. E saluto in particolare lei, Presidente della Corte d'Appello, che per la prima volta si trova a presiedere questa importante e straordinaria assise, ma soprattutto la ringrazio per l'apertura e per la grande considerazione che già aveva mostrato e che oggi nella sua brillante relazione ha confermato verso l'avvocatura, così garantendo quel rapporto paritario, giusto, corretto fra le due componenti fondamentali della giurisdizione, la compartecipazione nella giurisdizione fra magistrati e avvocati. Parlo anche come componente dell'organismo congressuale forense che nel congresso di Rimini dell'ottobre 2016 ha dato finalmente esecuzione all'articolo 39 del nostro ordinamento, creando appunto l'organismo di stampo politico che si affianca alle istituzioni, che rappresenta la massima assise dell'avvocatura, la massima assemblea che è appunto il congresso. Ma veniamo al punto, che ci siamo a fare noi qua? Qual è l'importanza di questa assemblea? Qual è l'oggetto centrale del dibattito? Presidente, sono fermamente con lei. È un dibattito, è un'assemblea, non è un'inutile solenne cerimonia, perché altrimenti ne potremmo fare a meno. Ce lo potremmo scrivere per via PEC o email, inizia l'anno giudiziario. No, siamo qui per discutere sulla centralità del tema che assume la giurisdizione, la funzione primaria dello Stato. E sulla centralità del tema che la giurisdizione assume soprattutto sotto l'aspetto se nel nostro paese oggi essa risponde a quella straordinaria carta che i nostri padri costituenti ci hanno dato 70 anni fa e che è ancora forte e attuale, ha ragione la Procuratore Generale, è forte e attuale, ha bisognevole ancora di essere completamente attuata e non stravolta. Noi dobbiamo interrogarci se ciascuno ha fatto il suo dovere, se ciascuno ha assolto alla sua funzione, avvocatura, magistratura, certamente, ma non soltanto. Anche coloro che hanno avuto l'onere, il peso, di formulare le regole di composizione dei rapporti sociali e di darne attuazione, legislatore e governo. Anche loro sono qui. Abbiamo sentito l'intervento del Ministero e siamo grati per alcuni spiragli di apertura in un nuovo rapporto con le componenti professionali della giurisdizione. E allora tutti dobbiamo fare un esame di coscienza in questo momento per vedere se la giurisdizione del nostro Paese cammina, ovvero è ancora ferma o procede lentamente. Dico subito che confermo con grande forza, credetemi, veramente col cuore, non si può approcciare a questo tema utilizzando i temi economistici. Io mi rifiuto, io mi dissocio. Non si può parlare della giurisdizione pensando al risparmio e alla produttività in danno della qualità e dell'efficienza. Non è questo che ci dice la nostra Costituzione. La nostra Costituzione parla di economia solidale per un verso e di insopprimibilità della giurisdizione per l'altro. Nella giurisdizione bisogna investire senza preoccuparsi di spending review, che possono essere giustificate per altre funzioni, per altri ambiti dello svolgimento della vita del nostro Stato, della nostra collettività. Nella giurisdizione si investe e basta, quanto necessario per farla funzionare. E le riforme devono essere quelle di più recente, ovviamente, formulazione, perché per le altre abbiamo parlato negli altri appuntamenti di inaugurazione dell'anno giudiziario, e della giustizia civile è stato richiamato giustamente da lei, signor Presidente, quel preoccupante tentativo di insinuare un processo senza regole, la sommarizzazione indiscriminata della
della stragrande maggioranza dei riti civili è pericolosissima, ma non perché non piaccia agli avvocati o non piaccia ai magistrati, perché un processo senza regole significa che non c'è un processo. Lasciare tutto affidato alla piena discrezionalità e responsabilità del magistrato, per quanto possa essere virtuosamente aiutato dagli avvocati, è un rischio che non possiamo correre. Non l'abbiamo passata, Presidente, ha ragione, noi teniamo alta l'attenzione. Noi siamo vigili su questo, lo abbiamo fatto nell'interlocuzione a livello nazionale, dobbiamo farla anche noi qui, in ogni distretto, in ogni circondario, in ogni aula, in ogni ufficio giudiziario. E anche quei tentativi di reintrodurre il discorso della geografia giudiziaria sono verso la spending review e verso il risparmio, malcelati da una presunta asserita specializzazione del giudice, si va contro la delocalizzazione del servizio. Termine che a me non piace quando si parla di giurisdizione, che è piuttosto una funzione, non un servizio. Il servizio sembra quasi ritornare al discorso dell'economia. E invece noi dobbiamo rispettare l'articolo 5 della Costituzione. Ce lo dice la Carta Costituzionale che compie 70 anni quest'anno. Non possiamo continuare ad allontanare il giudice, il tribunale dai cittadini, dalle imprese, dall'economia. L'economia è una componente importante dello svolgimento di una società, ma non può essa dettare le regole per il funzionamento della giustizia. È il diritto che dice all'economia come si deve svolgersi, secondo i dettati così chiari, precisi e straordinari delle norme costituzionali. Ci sono delle soluzioni alternative che si potrebbero adottare senza stravolgere l'impianto del processo attuale e senza nello stesso tempo violare i principi costituzionali. La fase preparatoria del processo. Se si pensasse, per esempio, all'istruzione preventiva sganciata dal rigido principio dell'urgenza, se si pensasse a valorizzare proprio la fase preparatoria del processo, dando agli avvocati, valorizzando la funzione dell'avvocatura anche prima del processo. Perché quando Calamandrei diceva che l'avvocato civilista si deve comportare come un giudice istruttore, la sua funzione sociale è tanto più alta quante più pronunce di non luogo a provvedere vengono adottate nel suo studio, esprimeva un concetto un po' duro, ma che ci fa capire come l'avvocato ha bisogno di conoscere i fatti prima di decidere se agire o resistere in giudizio. Deve capire innanzitutto se potrà assolvere nel futuro giudizio all'onere della prova che incombe sul suo assistito. Allora se noi lavorassimo su questa fase, dando più possibilità agli avvocati di conoscenza piena dei fatti, forse risparmieremmo più tempo nel processo e non avremmo bisogno di avere un processo senza regole, perché il processo si svolgerebbe anche con le regole attuali, che sono, come dire, staticamente preordinate al rispetto del giusto contraddittorio. La giustizia penale. Il processo penale non può non rispondere all'esigenza di un pieno contraddittorio fra le parti, fra accusa e difesa. Se non ci fosse questa pienezza del contraddittorio, il processo penale diventerebbe un'altra cosa, tipica di altri sistemi, di altri ordinamenti, non quello democratico e di diritto come il nostro. E in questa direzione mi è stato segnalato dai colleghi penalisti, e queste sono considerazioni che stiamo svolgendo anche a livello nazionale con l'organismo congressuale forense, in questa direzione va quella, come dire, circostanza che sta facendo diventare quasi regola l'allontanamento dell'imputato dal processo che risponde a criteri di economia. L'imputato deve assistere al processo, deve vivere gli odori, gli umori dell'aula di giustizia, di coloro che lo difendono e di coloro che lo giudicano. Non può essere allontanato, può essere prevista in via eccezionale, ma non come regola. Così come un altro pericoloso scivolamento verso l'allontanamento delle garanzie del processo penale è quello di esaltare, come dire, andando al di là della sua funzione, le misure di prevenzione. Non può diventare un surrogato del processo penale la prevenzione. È prevenzione, è eccezionale. Del resto è pericoloso perché nella prevenzione
La decisione si basa sugli indizi. Il terreno più garantito del processo penale deve essere comunque salvaguardato. Certo, gli interventi della riforma Orlando sono incoraggianti, decreti attuativi, si è posto rimedio finalmente ad una esaltazione delle misure alternative alla detenzione, questo è un grande passo verso una, come dire, una democrazia più partecipata, una democrazia che vada più che alla repressione al recupero, così come anche certamente da lodare l'intervento sulle intercettazioni nel momento in cui tutela il terzo, la sua privacy. Però anche qui bisogna fare di più, perché gli avvocati devono accedere alle intercettazioni, anche quelle che dalla polizia giudiziaria sono state ritenute irrilevanti, sempre per quel discorso che facevamo prima, che il contraddittorio sia pieno. La prescrizione. Siamo convinti che la riforma sulla prescrizione sia una buona riforma? Noi siamo preoccupati. Noi crediamo che questa allungherà i tempi del giudizio. Certo, il timore, la sofferenza di veder prescrivere reati anche gravi la avvertiamo tutti socialmente come cittadini, però attenzione, è altrettanto da garantire sacrosanto il diritto dell'imputato, del cittadino, di essere giudicato in tempi ragionevolmente brevi. E allora noi temiamo che con un nuovo intervento sulla prescrizione invece i tempi del processo si allungheranno. Non è cambiando le regole del gioco, soprattutto se lo si fa in corsa, immaginiamoci una partita di pallone che viene interrotta a un certo punto e si dica la regola del fuorigioco non c'è più, liberi tutti. Non si possono cambiare le regole del gioco in corsa, ma non è questa la strada da percorrere, sono le risorse. Ho detto prima, non c'è spazio nella giurisdizione per spending review. Nella giurisdizione si investono le risorse e basta. Io sono un po' più forte, forse me lo posso permettere per il diverso colore della tuta che indosso. Nel nostro distretto non è critica la situazione, è mortificante. È mortificante non soltanto per noi avvocati, ma per i magistrati, gli operatori di giustizia, di cancelleria, per i cittadini. Chiunque oggi ha fatto ingresso in questo palazzo credo abbia subito una certa mortificazione. Si pensa di entrare in un palazzo medievale, quelli che avevano quei rinforzi i cui nomi ora non ricordo, per proteggersi, no, dagli avversari, dai nemici. Fa impressione. Immaginatevi la percezione da parte del cittadino. Io vorrei togliermi la toga in questo momento e parlarvi da comune cittadino. Non avete idea le parole che vi direi. Anche a noi, sto parlando di cittadino, quindi non mi escludo, anche agli avvocati, soffre di una profonda sfiducia nella istituzione, nella politica. E gli avvocati, siamo abituati da tanti anni, ma la preoccupazione maggiore è che oggi il cittadino non si fida più del giudice, non si fida più del magistrato. Quindi questo è un allarme sociale che ci deve preoccupare non poco. Un allarme sociale che ci deve chiamare a magistrati e avvocati insieme ad un'alleanza che convinca la politica che nella giurisdizione bisogna investire giuste risorse. Abbiamo salutato con cauto ottimismo e con riserva la sottoscrizione del protocollo sulla realizzazione del nuovo palazzo di giustizia, del nuovo polo della giustizia. Anch'io ringrazio il sindaco, perché da lui è arrivata l'iniziativa, è lui che si è speso, e io la ringrazio, signor sindaco, a nome della collettività e della cittadinanza barese. Sì, ma siamo preoccupati. La burocrazia italiana ci spaventa ormai. Quanti anni ci separano dalla realizzazione di quel progetto? Se in 2 anni non siamo stati capaci, oddio, mi sono permesso una licenza, non si è stati capaci, lo spiegherò dopo perché è una licenza, non si è stati capaci di utilizzare un euro dei 4 milioni già a disposizione per la manutenzione di questi palazzi, quelli esistenti, e noi siamo preoccupati di quanto tempo ci vorrà per utilizzare quelle risorse già messe a disposizione per la realizzazione del nuovo polo. Ma nel frattempo, qualunque tempo sarà necessario, 1, 2, 3, 4, 5 anni, è doveroso e urgente restituire alla dignità e al decoro gli attuali palazzi di giustizia. È inimmaginabile che giorni
funzionino solo due ascensori. Io sono avvocato, parlo delle cose terra a terra, non vado per altri discorsi, perché mi preoccupo del cittadino, ripeto, mi preoccupo di quella che è la sua, come dire, del suo allarme, della sua sfiducia. E allora investiamo subito le risorse, facciamo presto. Noi siamo a disposizione, lo abbiamo dichiarato tante volte, ma dovremmo essere a disposizione non soltanto nel momento della necessità e dell'urgenza. Se è vero, e bisogna convincersene, cioè non è che noi lo vogliamo, ma poi non è che noi siamo appassionati a questo tema perché ci cambia la vita. L'avvocatura è compartecipe naturale della giurisdizione, lo dice la Costituzione, partecipa alle assise giurisdizionali, nel CSM, Corte di Cassazione, no? Non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione, di questo bisogna ormai convincersene. E allora perché viene esclusa nei momenti in cui si prendono le decisioni che riguardano la giustizia? Perché sono invitati alle conferenze permanenti, dove la mortificazione dei suoi componenti naturali è allarmante? Io assisto da invitato, e per lo straordinario rapporto che c'è con i componenti, con i capi degli uffici che vi fanno parte, assisto anche potendo dire la mia, ma bisognava fare di più. Come si può immaginare che la soluzione delle conferenze permanenti possa funzionare demandando ai magistrati, il cui dubbio di legittimità costituzionale si potrebbe anche un attimino guardare, se il magistrato può fare il manager, no? Cioè si può. E comunque è stata fatta questa scelta, che i magistrati, i capi degli uffici gestiscano e sovraintendono alla manutenzione dei palazzi di giustizia, una cosa importantissima per le considerazioni che ho poc'anzi svolto. Ma come possono farlo se non con la mortificazione, se non hanno autonomia decisionale di fatto e non hanno risorse a disposizione? Come possono farlo? Se per far rifunzionare le ascensori bisogna seguire un procedimento burocratico, se queste superano una modestissima cifra a disposizione di tali uffici. L'avvocatura deve partecipare, non deve costituire un timore, non facciamo paura, ormai siamo talmente indeboliti, talmente mortificati, subiamo tali sacrifici tutti i giorni, che non facciamo paura manco a noi stessi, facciamo la voce grossa qualche volta, ma in fin dei conti siamo un soggetto da valorizzare, un amico. E allora perché non può stare nel momento in cui si decide sulle carriere dei magistrati? Perché non può fare l'avvocatura parte delle commissioni flussi? Cioè quando si decide, si organizza il lavoro degli uffici. L'anno scorso abbiamo salutato con grande favore la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura che andava in questo senso e manifestava il fatto che la magistratura non ha nulla da temere che questa avvenga. Allora perché il legislatore resiste su questo? Perché la politica resiste su questo? È arrivato il momento, non più procrastinabile, che si pensi certamente a investire le risorse, che si pensi certamente a far in modo che la magistratura e l'avvocatura siano risorse del Paese, che possano tornare a contribuire fortemente a che questo Paese recuperi la sua velocità naturale. E però l'avvocatura va difesa. L'avvocatura va difesa, incoraggiando i segnali delle ultime riforme, l'equo compenso, il legittimo impedimento per le colleghe, ma l'equo compenso va esteso innanzitutto a tutte le categorie di rapporti professionali, non soltanto quelli con i cosiddetti clienti forti che, diciamo, se garantiscono soltanto una piccola fetta di avvocati. Poi ci sono tutti gli altri, quelli che si spezzano la schiena con la borsa piena di fascicoli, che entrano tutti i giorni in questi palazzi di giustizia, che vanno tutelati, e la tutela non può che passare sulla garanzia di un certo, giusto, equo compenso, che sia inderogabile, perché è stata scellerata quella scelta di dire agli avvocati, beh, libertà nella determinazione dei compensi. Questa è stata una mortificazione troppo grande, ha consentito che si arrivasse a casi limite, ahimè, nel nostro foro, davvero di mortificazione. Abbiamo applicato, in qualche caso che ci è stato segnalato da qualche collega, il criterio della retribuzione oraria, tipica delle colf,
e dei dog sister agli avvocati. Una liquidazione di 200 euro, se fate due conti della massaia, per un intero giudizio, significa meno di 6 euro all'ora. Cos'è? Mortificante. Mortificante, indecoroso, indegno, non è rispetto. Grande collaborazione c'è fra i capi degli uffici del nostro distretto e l'istituzione forense, assolutamente. Abbiamo conseguito di recente grandi risultati proprio attraverso quel dialogo paritario. Abbiamo sottoscritto protocolli di grande rilevanza, ma la stessa collaborazione, lo stesso rispetto reciproco va celebrato tutti i giorni nelle aule di giustizia, va celebrato in ogni momento in cui si fa giustizia, non soltanto con la sottoscrizione di protocolli che devono essere rispettati da tutti perché abbiano davvero un'efficacia. Noi avvocati siamo pronti, e perché, ripeto, è così, è naturale, lo ha scritto un giudice. Un passaggio straordinario che vi leggo, perché io quando lo lessi dissi: beh, abbiamo ancora qualche speranza, stiamo parlando degli anni 90. La speranza piano piano si affievolisce, ma noi siamo duri a morire. Continuiamo a combattere nel nostro ruolo. Beh, questo giudice disse: la figura dell'avvocato è, almeno nelle sue potenzialità, universale e al contempo indispensabile per la vita dell'uomo ed anche degli stessi aspetti consulenziali prevenzionali della conflittualità interpersonale. Guardate il passaggio straordinario. Del giudice, ovviamente, del provocatore, al limite dei limiti si può anche fare, talvolta in concreto si fa meno, dell'avvocato no. Questo l'ha detto un giudice, un magistrato. E allora in questa direzione noi dobbiamo, siamo costretti ad andare per cercare una alleanza tra magistratura e avvocatura che sia proficua di restituire dignità alla giurisdizione, ma alleanza anche con gli altri componenti sociali e politici, tutte quelle componenti che hanno a cuore le sorti della giurisdizione, ma soprattutto che hanno il coraggio, perché mi rendo conto che ci vuole coraggio per restare fedeli alle proprie funzioni. Da parte di chiunque oggi, dell'avvocato, del magistrato, del politico, del legislatore, del governo, degli enti locali, tutti coloro che in qualche modo sono dentro, comunque vicini o contigui alla giurisdizione, devono trovare il coraggio di assolvere al proprio compito e di farlo, ripeto, non guardando all'economia, non chiedendo alla giurisdizione di rispettare l'economia, ma il contrario semmai. E chiudo con le parole di una persona a me cara, per me un grande avvocato, un grande maestro, perché credo che queste parole scritte negli anni 80 da lui rispecchiano quello che una società deve fare, quella che una collettività, l'insieme dei cittadini, dirigenti o meno, devono fare. E disse: ogni epoca è ricca della ricchezza di coloro che la vivono. Allora ciascuno di noi si impegni per il prossimo anno a far diventare più ricca la nostra epoca, donando ciascuno le proprie risorse. Grazie e buona notte.